inascoltabili. Una due giorni di simposio internazionale dedicato all'argomento principe di San Marino in questo periodo, ossia l'ufologia, anche se l'appuntamento è stato triplo: un simposio dedicato allo spazio, un simposio dedicato a testimonianze astronautiche nel lontano passato della civiltà umana e poi chiaramente un simposio, il trentesimo, è un risultato storico dedicato all'ufologia in quanto tale. News on Level è stata media partner di un evento culturale che è stato vissuto ai più alti livelli istituzionali della Repubblica di San Marino, ma anche ai più alti livelli di relazione, perché sono stati ospiti relatori autorità e personalità praticamente da parte di tutto il mondo. Noi abbiamo in collegamento telefonico il presidente del Centro Ufologico Nazionale, Roberto Pinotti, che è stato supervisore e coordinatore di questo triplo evento, tra l'altro un evento che, quando è stato a fine giugno scorso ospite di persona negli studi degli Inascoltabili, ha annunciato in anteprima. Ora, a giochi fatti, chiediamo, dando il benvenuto a Roberto Pinotti, cosa lascia questo triplo simposio, che cosa è maturato, quali sono stati i punti salienti e questo che cosa può significare magari anche a livello istituzionale di qui in avanti. E buongiorno innanzitutto, benvenuto. Allora, buongiorno a tutti e grazie. Allora, diciamo questo, che questo simposio indubbiamente, è un traguardo. È un traguardo perché, oltre che essere la più vecchia manifestazione, pubblica, annuale nella Repubblica di San Marino, si tratta anche della più vetusta manifestazione di questo genere che si riscontra nel mondo, solo in combin con un'analoga manifestazione negli Stati Uniti, ma sono sempre 30 anni, quindi è un bel risultato. Poi, tra l'altro, c'è da dire che questo risultato è sempre stato sotto l'egida di un governo, quindi è importante, anche se è il governo di una piccola repubblica che è stata fondata nel 301 d.C. e che da allora, è indicata come la più antica repubblica del mondo dopo la Repubblica Romana. Detto questo, noi ci siamo sforzati in questi tre decenni di presentare l'ufologia in termini estremamente concreti, seri, obiettivi, documentati, e questo è stato sicuramente premiante per noi, perché non solo siamo stati sempre immancabilmente presi sul serio, come era ovvio, ma abbiamo portato a San Marino tutti praticamente, autorità anche italiane. Per la prima volta nel 2000, ricordo, l'aeronautica militare italiana è venuta a relazionare in divisa su quello che succede in Italia in questo campo a livello istituzionale, cioè statale, cosa impensabile. Poi diciamo che, a parte le personalità di tutti i tipi che si sono avvicendate, scienziati, scrittori, chiunque praticamente poteva dare un contributo positivo a livello mondiale su questo tema, quest'anno l'oggetto di questo incontro era appunto dalle rivelazioni del Pentagono alle Nazioni Unite. Perché questo? Perché chiaramente quest'anno è stato un evento storico quello che abbiamo vissuto il 25 di giugno scorso. Il Pentagono, autosmentendosi, perché questo è importante, e confermando completamente quello che era già stato anticipato nel 2018 in un convegno che abbiamo fatto a Roma con una importante personalità del Pentagono, Luis Elizondo, ha ammesso ufficialmente che il fenomeno UFO esiste, che il fenomeno UFO è oggettivo, che il fenomeno UFO è tecnologico, cioè sono macchine, che il fenomeno UFO è intelligente e che non si sa quale sia la sua origine. Di conseguenza, esso in qualche modo ha a che vedere per forza con la difesa, bisogna che ci se ne occupi, ed è quello che gli Stati Uniti intendono fare. Quindi, in pratica, il tema è stato totalmente sdoganato. Chi se ne occupava e chi se ne occupa, di punto in bianco, non è più un soggetto strano, insolito, fantasioso, ma un ricercatore, uno scienziato, uno studioso serio, che chiaramente
oggi si può permettere il lusso di trattare gli scettici e gli ignoranti in questo campo come gente che non ha più diritto di esprimersi, perché le opinioni, anche se sbagliate, sono e restano opinioni, i fatti restano fatti. Quindi questo è molto importante, e in questo simposio ci siamo preoccupati anche attraverso il sodalizio internazionale che è nato poco tempo fa, e cioè l'ICER, l'International Coalition for Extraterrestrial Research, di cui tra l'altro mi è stata affidata la presidenza, che è un ente che riunisce una trentina di paesi attraverso chiaramente vari esperti, vari studiosi, e che si preoccupa appunto in primis di portare il tema ovunque a livello istituzionale. Di conseguenza è chiaro che il tema è stato: perché non portare questo non solo a livello istituzionale nei vari paesi, ma fino alla massima organizzazione mondiale, l'ONU. Quindi questo è stato l'oggetto dell'incontro, e questo è auspicabile che possa domani avvenire. Noi abbiamo dopo il congresso presentato un progetto al governo di San Marino, chiedendo al governo di San Marino di attivare una procedura attraverso la propria rappresentanza all'ONU per fare in modo di trasformare questo incontro mondiale che si verifica da 30 anni a San Marino come un servizio per le Nazioni Unite. In altri termini, trasformare il tutto in un congresso annuale mondiale teso a documentare al mondo intero gli sviluppi sul tema appunto degli oggetti volanti non identificati. Non sappiamo ovviamente se questo poi si concretizzerà o meno, ma era un passo sicuramente importante da fare. L'abbiamo fatto, ora non dipende più del tutto da noi. Presidente, è stato ospite d'onore al simposio di ufologia anche Luis Elizondo, che è tra coloro che ha permesso che da 3 anni a questa parte stia cambiando anche l'approccio istituzionale e governativo alla materia. Che cosa ha detto di importante Elizondo durante questi 2 giorni di lavori? Ma Elizondo è stato intanto molto tecnico, perché praticamente ci ha dimostrato nella relazione che ha fatto che, come è ovvio, non soltanto il tema degli UFO va affrontato con un'ottica ben precisa, quella concreta, tanto per capirci dadi e bulloni, come suol dirsi, no? Perché è un fenomeno fisico, reale, tangibile e quant'altro, ma che esistono già tecnologie avanzate per poter identificare meglio di quanto non sia possibile comunemente il fenomeno. Ci sono effettivamente oggi a disposizione di strutture di intelligenza artificiale, metodologie e possibilità di identificare tutto. Per esempio, da una fotografia si può capire veramente di che si tratta, no? Cioè, che cos'è? Un uccello? È un effetto ottico? È un oggetto mal visto e che sembra quello che non è? Questa intelligenza artificiale preposta a questo sistema identificativo lo consente. Viceversa, esso è in grado anche di identificare i veri UFO. Quindi in sostanza sarà forse possibile sfrondare, il problema dalle cose che non sono UFO, ma evidenziare ancora di più effettivamente il fenomeno. Quindi questo è molto importante, anche perché d'ora in poi bisogna, non si può più scherzare, d'ora in poi bisogna avere a che fare col fenomeno per quale esso è davvero. Presidente, prima di salutarla, noi abbiamo visto, abbiamo appurato come media partner ufficiale una grande affluenza di pubblico, addirittura una partecipazione che si è dovuta adattare al cosiddetto overbooking, quindi i posti disponibili c'erano ma c'erano molte più prenotazioni. Con questi presupposti state già il Centro Ufologico Nazionale sta già pensando alla prossima edizione del simposio di San Marino? Beh, bisogna essere sincero, noi non scartiamo nulla, quindi è chiaro che ci stiamo pensando. Qui c'è una variabile indipendente, ed è il Covid. Adesso il fatto che a San Marino, dove praticamente l'ambiente è considerato Covid free e dove la maggioranza della popolazione è vaccinata con lo Sputnik,
al di là del fatto che per mere ragioni politiche si cerchi di non valorizzare questo vaccino russo che non è diverso dagli altri, ecco, però questo chiaramente ha creato dei problemi un pochino di affluenza, anche se il Teatro Titano era ricolmo. È ovvio che dovremo fare i conti con questa situazione in futuro. Comunque vediamo, insomma, noi siamo assolutamente ottimisti perché lo siamo sempre stati e continueremo a esserlo anche dopo. Presidente, grazie mille per il suo apporto. Grazie a voi tutti e speriamo di risentirci al meglio. Bene? Grazie infinite. Grazie al presidente del Centro Ufologico Nazionale Roberto Pinotti, che ci ha raccontato il simposio internazionale, triplo simposio internazionale su paleoastronautica, ufologia e spazio, di cui News on Level 90 FM è stata media partner ufficiale. Molto difficile già tutto il programma, insomma, tutto il nome, chiaramente. Però un bel collegamento che ci ha saputo raccontare a pieno quello che è avvenuto appunto in questo weekend in quel di San Marino. Inascoltabili.